capisco come si gioca. Stiamo ormai ultimando per poi tornare a casa. Ormai basta, le vacanze e le ferie sono finite e si ritorna a lavorare. Io sono Arianna, sono un'educatrice della scuola d'infanzia, lavoro a Milano e la mia famiglia è composta da 4 persone e il quinto è il cane. Dai che si torna a casa! Su! Bravissimo! Il camper che abbatte tanto i costi per una famiglia. Noi cerchiamo comunque di sbarcare il lunario, contenere le spese, tirando le cinghie su tutto, anche sulle vacanze. Fai la brava e aiuta la mamma sulla macchina. Settembre, sì, la preoccupazione c'è. E prendiamo uno stipendio di circa 1.500 e 1.400 scarsi. Ecco qua il rifornimento, vediamo la sorpresa. E avevamo visto anche all'andata i prezzi di tutti i rifornimenti, e avevamo visto che questo era il più economico e quindi stiamo facendo scorta. Il posto fisso, ha fatto bene a fare lo sfottò che col salone, ma con stipendio è da fame. Due belle raccomandate, una a nome tuo e una a nome mio. Amplay. Sì, casa, casa, sì, casa. Questo mese adesso ci aspetteranno le spese scolastiche. Adesso appunto arriverà la rata della macchina, 198 euro. Il nostro mutuo, siamo partiti da un 2009 con un 6,25, siamo andati scendendo con un tasso variabile a 4,99, adesso siamo saliti a 6,81. L'ultima bolletta del gas erano 85 euro. Quanto pagavi al mese l'anno scorso? Arrivavano magari bollette da 45 euro, 50 euro. Uno cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, però molte volte arrivi allo sconforto. Ancora mancano intorno ai 116 euro di libri e già ne ha spesi 181. Questo è solo per una. Allora, la mozzarella, prendiamo giusto intanto l'indispensabile per far cominciare la settimana, e comunque in offerta. Quando vai a prendere mozzarella a 3,50 euro, 4 euro insomma. C'è anche le fettine di lonza, 10,69 al chilo, quando un paio di mesi fa erano a 6 euro. Abbiamo speso 77,01 euro, che veramente i prezzi sono saliti alle stelle. Mia figlia voleva prendere un quadernone con le spirali, 7,99 euro, non costavano così. Prima li prendevi a 4,99 euro, se li trovavi cari. Se questa è la classe media, siamo messi proprio male in tanti. È una triste realtà.